Salve ragazzi, bentornati su Giochi di Giornata. Io sono Archdart e oggi insieme inaugureremo una nuova rubrica. Si chiamerà Giochi Dimenticati. Sì, parleremo di tutti quanti quei giochi che, nonostante siano molto divertenti e spesso gratuiti, non hanno un grande dominio di fan perché semplicemente non sono famosi, non sono su Steam Greenlight, non sono su Good Old Games, non sono sponsorizzati nei canali principali del gaming. Spesso hanno il loro piccolo sitarello, la loro piccola community che li segue, ci gioca e li adora. Noi cercheremo di farveli conoscere anche per parlare un po' di qualcosa di nuovo, come ci siamo prefissi dall'inizio. Bene, tolta questa premessa, iniziamo subito. Il gioco di oggi è Alibat, Record of Frozen War, basato sull'anime manga Frozen Maiden, di cui, per chi non lo conoscesse, lascio un link nel video e in descrizione. Si propone come un picchiaduro visto dall'alto, molto frenetico e non classico. In che senso? Non sarà un tipo di picchiaduro alla Tekken, alla Dragon Ball Budokai o alla Naruto. Sarà un picchiaduro visto dall'alto, molto frenetico, in un'arena quadrata dove ci scontreremo con l'avversaria, la bambola avversaria, che appunto sono bambole di porcellana che si sfidano l'un l'altra con dei superpoteri. Come detto prima, guardatevi il manga e l'anime, vedete quello che vi ho linkato per saperne di più sulla storia. Ora dite voi, ma Archdart, perché non ci dici di più della trama e della storia se poi ci proponi di giocare al gioco? Come faccio a capirlo e a gustarmelo se non conosco il gioco? Bene ragazzi, questo gioco, essendo un fanmade, da quello che so io non su licenza, non ha cenni alla trama, o ce li ha veramente veramente risicati, facendo praticamente apparire solo i personaggi, qualche immagine e basta. Giocando l'arcade voi non avrete nessun riferimento alla storia dell'anime, nessuna delle tre serie, niente del manga, nulla. È un Tekken fondamentalmente, anzi anche meno di Tekken, perché lì c'è la storia, ogni personaggio ha una piccola storia. Finito il gioco, il massimo che otterrete è un game end, game over, non mi ricordo esattamente come lo scrive, e dovrebbe sbloccarvi un personaggio bonus che vi faccio vedere nel gameplay, saranno scorrendo le immagini. È un piccolo pupazzetto che piace alla protagonista dell'anime e del manga, che combatte fondamentalmente riciclando tutti i poteri. Come si svolge il gameplay? Il gameplay è molto semplice, dovremo prendere tutte le valigie delle bambole per ottenere un potere della nostra bambola, avere quindi l'energia per scagliarlo. Ora, la competizione è anche, oltre nel colpire l'avversario che può desciare letteralmente, ovvero effettuare uno scatto forte in avanti, saltare, quindi evitare i nostri colpi, che ricordiamo essere per lo più raso terra. Ora voi dite, io non posso colpire in aria, come lo colpisco? Il salto è abbastanza breve, il gioco è molto frenetico e entrambe le controparti si muovono velocemente, è veramente difficile non essere colpiti. L'arena è stretta, molto stretta, e l'azione è immediata, spesso i combattimenti, nonostante il timer parta da 99 di default, e non ricordo nemmeno se si possa cambiare, durano molto molto meno. Ma non perché i personaggi hanno una bassa energia, ma per la violenza con cui si svolgono. Il gioco a livelli alti può diventare veramente ostico, ma veramente forte. Che dire, ha anche una controparte online, nel menu si chiamerà Lobby, però da quello che ho potuto constatare funziona solo in Giappone. Parlando del Giappone, arriviamo alle noti dolenti di questo gioco. Per funzionare richiederà che ogni volta che voi lo avviate, il settaggio nella specifica opzione di Windows della località Giappone, lingua giapponese. Tranquilli per i meno esperti, non vi cambia di colpo tutta la lingua del computer, fondamentalmente il vostro sistema operativo si baserà per lo più sempre sulla lingua installata. Anzi, personalmente con Windows 8 non ho avuto problemi, mi ha soltanto cambiato la visualizzazione della data e due impostazioni. Però, ovviamente, finito di giocare, io lascio aperta la schermata e reimposto tutto. Ci vediamo alla prossima con altri giochi freschi freschi di giornata. Ciao!